Alla puntata numero 9 abbiamo nei nostri studi il sindaco dottor Carmine Sommese, che risponderà ai quesiti che voi avete puntualmente mandati su ilquesito@libero.it e che noi giriamo al nostro intervento. Dottore, noi ci sta una serie di domande da fare, ma quelle più impellenti sono una che ci è stata inviata da, ecco, ci parla dell'Istituto Comprensivo Statale Antonio Ciccone. I genitori dei ragazzi, per tramite del loro rappresentante nel consiglio, chiedono notizie in merito al mancato avvio del servizio di trasporto scolastico. La domanda è questa: nel mese di giugno, gli uffici competenti hanno evidenziato al sindaco e agli assessori competenti le problematiche riguardanti gli autoveicoli destinati al servizio di trasporto pubblico, scolastico. Ciò premesso, a tutt'oggi detto servizio non è effettuato per la mancata omologazione dei mezzi in sede di revisione tecnica da parte degli organi a ciò abilitati ai sensi di legge. Si chiede, ma il sindaco è almeno a conoscenza di tali circostanze? Quali sono le iniziative assunte dall'amministrazione per garantire il servizio in questione nel più breve tempo possibile? Poi seguono i saluti. Al sindaco la risposta. Non Grazie. dimenticando però, e questo è sempre dopo, che la risposta non è da essere una supposta. Lo riassunto, prego. grazie, è una domanda importante, sicuramente il sindaco è a conoscenza di questa vicenda. C'è qualche imperfezione, cioè gli organi preposti hanno riferito quali erano le problematiche di Pulmine? Non è completa la cosa, però mo, al di là di qual è la problematica, diciamo che i Pulmini sono stati portati diciamo, in officina dove sono stati fatti gli accorgimenti necessari, però la mattina che dovevamo partire mi è stato riferito che si doveva effettuare il collaudo, per due perlomeno, perché il terzo il collaudo scade nel mese di giugno e quindi si poteva anche utilizzare. Io ho preferito, e non era possibile fare diversamente, aspettare che tutti e tre i pulmini potessero diciamo, essere utili all'uopo. Erano necessari che stessero tutti insieme perché per essere utili all'occorrenza che servivano per la scuola dovevano essere per forza tre, perché diversamente il trasporto è mongo, si lasciavano i bambini a piedi e quindi. Allora, innanzitutto il servizio è partito con la richiesta dei genitori molto in ritardo. Abbiamo una grande difficoltà su questa cosa perché, poiché il servizio è a domanda, non è completamente gratuito, è necessario che le famiglie facciano la domanda e quindi paghino ovviamente quel 20% che spetta a loro. Questa cosa non è avvenuta per niente all'inizio, quindi c'è questa mancanza iniziale. Poi, una volta sistemata la documentazione, è venuta fuori questa vicenda che non c'era il collaudo. Ci siamo attrezzati a fare diversamente, non siamo riusciti a reperire un'azienda che potesse immediatamente fornire dei pulmini, né come no, lo a freddo né come no, lo a caldo. E quindi siamo ritornati sull'idea di sistemare i nostri. E ci stiamo attivando per questa soluzione. Comunque, io credo che per l'inizio dell'anno scolastico, dopo l'Epifania, i pulmini saranno funzionanti e in uso e daremo il trasporto, perché è un servizio che quando è iniziata questa amministrazione avevano sospeso precedentemente e io l'ho riattivato ed è una cosa a cui tengo veramente molto, perché ritengo che il servizio scolastico sia una cosa indispensabile. Quindi la faremo. Okay. Quindi l'anno nuovo avremo il servizio di trasporto scolastico. Un'altra cosa di attualità che praticamente ci ha fatto pervenire tante domande, quella che diciamo, è organica come domanda è questa: sindaco, ormai i lavori per la rete fognaria di Via Torre volgono al termine. Ma un primo tratto è stato regolarmente pavimentato con i sanpietrini esistenti, mentre la restante parte della strada è stata asfaltata. I sanpietrini che fine faranno? Non è che qualche malintenzionato si pavimenta il proprio cortile e, dato che a Saviano non abbiamo il servizio di telecamere funzionante, non riusciamo nemmeno a beccarlo? Se invece è una modifica temporanea, cioè quindi l'asfalto verrà poi rimosso, i negozianti della zona si rivedranno la strada chiusa tra qualche mese.
Visto questo disagio, non si può ridurre la Tari a questi negozianti? Vabbè, adesso insomma, la parte finale della domanda è un poco a rischio, diciamo, nel senso che noi non possiamo ridurre certamente le tasse perché stiamo dando un servizio che serve proprio a quell'area in maniera determinante, perché quelle aree si allagavano sempre e con quello che stiamo facendo insomma, ci auguriamo che non succeda più. Anche se non sono fognature queste, sono condotte per le acque piovane, anche per le acque di scolo dei, diciamo, che scendono dai palazzi, dalle abitazioni, ma parliamo sempre di acque bianche. I San Pietrini saranno rimessi tutti. Quando abbiamo iniziato i lavori, se vi ricordate, è successa una cosa particolare, cominciato a piovere 2 o 3 giorni di seguito, per cui loro facevano i lavori e l'acqua si infiltrava, hanno dovuto sostituire i tubi, rimodellare a terra, riprendere il lavoro, e i San Pietrini si sono scollati quasi tutti, per cui il lavoro fatto inizialmente è andato perso. Per cui abbiamo deciso, con la preoccupazione dell'acqua, di velocizzare la cosa e poi i San Pietrini, insomma, nell'anno nuovo li possiamo sistemare dappertutto, pure perché è già previsto che debba essere così. Non si chiuderà la strada, pure perché per farlo è una questione di 2 o 3 giorni, quindi nel momento in cui è tutto risolto, in 2 o 3 giorni delle ditte specializzate lo risistemeranno come era prima. Chiaramente, quindi 2 o 3 giorni. I San Pietrini si fa 2 o 3 giorni, può essere una settimana, ma certamente per quando si farà questa cosa non si chiuderà la strada, quindi non c'è questo pericolo, ma si metteranno i San Pietrini, è indispensabile. Avevamo anche pensato un'opzione di rimuoverli completamente, però è una cosa che, anche sentendo i residenti, gli abitanti, alcune famiglie, tutti hanno desiderio che lì ci siano i San Pietrini, e quindi noi rimetteremo i San Pietrini. Sposo sta causa in piena, sono poche le strade che sono rimaste con i San Pietrini, e quindi non è che l'asfalto sia una cosa bella da tenere. Salviamo i San Pietrini. All'interno della domanda c'è stata una sottodomanda che, visto che abbiamo un servizio di telecamere funzionante, non abbiamo un servizio di telecamere funzionante, cioè, quindi è una sottodomanda per dire, c'è un controllo del territorio che è un po' povero, quindi si dovrebbe potenziare. No, certamente il servizio la cosa più seria è questo, che non è che non c'è un servizio di telecamere, il servizio di telecamere c'è. In diversi posti del paese, che purtroppo le telecamere non riescono a darci la lettura giusta, perché sono fuori ai cimiteri, stanno al centro. Di questo ne ragioniamo quasi sempre con le forze dell'ordine, perché abbiamo la necessità di avere una lettura delle targhe, una comprensione più fattiva, diciamo, del soggetto che magari fa un illecito, e quindi noi ci stiamo adoperando per renderle più idonee. Perché è vero che ci sono stati più progetti, che ci hanno dato più telecamere, soprattutto vicino ai plessi scolastici, però vanno riviste un poco tutte le strutture, perché abbiamo la necessità di vedere bene quello che succede, altrimenti sembrano fatte solo per bellezza, diciamo. Sembra un tormento, ma nel 2016 risolveremo anche quello. Sempre all'interno della stessa domanda, l'amico che ci scrive dice: Sindaco, con l'articolo 24 del decreto legge 133, poi legge 164, è stata introdotta la possibilità di barattare le tasse comunali con ore di lavoro. Tale iniziativa, chiamata baratto amministrativo, già approvata in vari comuni, ha una triplice valenza. Non vado nel resto della domanda perché il finale è questo. Come mai il comune di Saviano non si è attivato a farlo? È intenzionato a farlo? No, allora noi diciamo siamo già partiti con una iniziativa di questo tipo, che facciamo l'adozione dei cani, i cani che stanno al canile, perché abbiamo un costo per tenere i cani randaggi al canile, e abbiamo approvato già una norma che consente al cittadino che adotta il cane che sta al canile di ridurre le tasse o di non pagarle proprio, a seconda della quantità che deve pagare individualmente. Questa qui del baratto è una cosa molto interessante, anche su questo ci stiamo lavorando, e ci auguriamo che ci sia una risposta, perché sulla questione del canile alla fine non c'è stata questa grande risposta, un solo cittadino ha adottato un cane che stava al canile. Piccolo appunto.
Io cammino a testa tra le nuvole, quindi, però non ne avevo notizia di questo. Quindi probabilmente ci dovrebbe essere pubblicità sulle cose, però, perché è una cosa interessantissima. No, questo è stato pubblicizzato, è una cosa importante. È un po' come quella che chiaramente la questione dell'organico, di fare le campane per produrre diciamo, concime ed altro. È un lavoro su questo che se i cittadini si interessano, anche su questo ci possono essere degli sgravi. Cioè, cercheremo di essere detto. La nona puntata volge al termine in quanto la tempistica ci impone di salutare. Ci rivedremo prossimamente con altre domande che i nostri amici ci inviteranno. Saluti a tutti e grazie al signor Sindaco. Grazie a voi.